mi piacciono gli scrittori che danno fiducia ai propri lettori, che gli accordano fiducia e che li... Io distingo tra scrittori che si rivolgono a lettori che stimano e a cui in qualche modo vogliono bene e quelli che invece si rivolgono di preferenza a un pubblico che suppongono stupido o ostile. Ecco, io preferirei appartenere alla categoria di quelli che hanno un rapporto affettuoso col lettore. È il salotto letterario del Cortona Mix Festival nel Chiostro di Sant'Agostino ad ospitare la presentazione del libro di Laura Morante, Brividi Immortali. Un esordio per la nota attrice che racchiude racconti pieni di storie di famiglie, amici, coppie in crisi, tradimenti. Ed è la forma a rendere ancor più originale il contenuto, ogni tanto tra un racconto e l'altro un interludio, termine volutamente musicale, con le note scritte dal maestro Nicola Piovani che apre e chiude. Gli ho detto, perché non mi scrivi un pentagramma, io non so niente di musica, un rigo di pentagramma in testa ad ogni interludio, così come leggi l'interludio, quello che ti ispira, diciamo, lo scrivi. E lui è stato molto carino, mi ha fatto un rigo in apertura e un rigo in chiusura. E io gli ho detto, ma ora me li suoni? E lui ha detto, mica si possono suonare. Dico, come non si possono suonare? Che pentagrammi sono? Poi mi ha confessato che non era vero, semplicemente non aveva voglia di suonarmeli. Si potrebbero suonare. Allora, per chi conosce la musica, io non la conosco, e c'è anche una dicitura dopo il titolo. In questo caso, questo si chiama Breve interludio del domatore, e il sottotitolo è Interludio per voce maschile, perché sono sempre indicate le voci se sono maschili o femminili. Quindi è un uomo che parla.